Jai Radha Madhava Jaya Kunj Vihari Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Jaya Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Jaya Giri Varadhari Yashoda Nandana Jaya Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Jaya Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Yamuna Tira Vanachari Jai Kunj Bihari Jai Kunj Bihari Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jai Kunj Bihari Jai Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jai Radha Braja Sundara Radha Braja Sundara Radha Braja Sundara Shri Radhe Jai Jagannath Jagannath Baladev Jai Subhadra
Jaya Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Srila Prabhupada ki jai. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritam naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudirayat nashta prayesha bhadrishu nityam bhagavata sevayam bhagavatir uttama shloki bhaktir bhavati nashtikim. Krishna. Continue to reading Srimad Bhagavatam, 8th canto, chapter 9. The Lord incarnates as Mohini Murti. Continuiamo la lettura dell'ottavo canto dello Srimad Bhagavatam, capitolo 9. Il Signore discende nella forma di Mohini Murti. Text number 26. It's written. Okay. They've wrote the other one. Okay. The text is 28, but the number is a. Yeah. Okay. So, text number 28. Evam sura suraganak samadeshakala. Evam sura suraganak samadeshakala. Evam sura suraganak samadeshakala. Evam sura suragana samadeshakala. Hetvardha karma matayo piphale vikalpaha. 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 Tatramritam suraganah phalam anjasapur. Tatam ritam suraganah phalam anjasapur. Tatram ritam suraganah phalam anjasapur. Tatram ritam suraganah phalam anjasapur. Yat pada pankajarajah shrayananadaityah. Yat pada pankajarajah shrayananadaityah. Yat pada pankajarajah shrayananadaityah. Yat pada pankajarajah shrayananadaityah. Evam sura suraganah samadeshakala. Evam sura suraganah samadeshakala. Evam sura suraganah samadeshakala. Evam sura suraganah samadeshakala. Hetvardha karma matayo viphale vikalpaha. 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 Tatramritam suraganah phalam anjasapur. Tatamritam suragana phalam anjasapur. Yat pada pankajarajah shrayananadaityah. Yat pada pankajarajah shrayananadaityah.
Evam sura sura gana samadesha kala. Evam sura sura gana samadesha kala. Hetvartha karma matayopi phale vikalpaha. Tatra mritam sura gana phalam anjasapur. Yatpada pankajara jaksarayan nadaityaha. Evam sura sura gana samadesha kalam. Evam sura sura gana samadesha kalam. Hetvartha karma matayopi phale vikalpaha. Hetvartha karma matayopi phale vikalpaha. Tatra mrita sura gana phalam anjasapur. Tatra mrita sura gana phalam anjasapur. Yat pada panka jara jashraya nana daitya. Yat pada panka jara jashraya nana daitya. Evam sura sura gana samadesha kala. Evam sura sura gana samadesha kala. Padapan charajashrayananadaitya. Vaishnavi? Okay. Evam das. Sura, the demigods. Gli esseri celesti. Asura ganaha. Asura ganaha. And the demons. E i demoni. Sama. Equal. Uguale. Desha. Desha. Place. Luogo. Kala. Kala. Time. Tempo. Hetu. Hetu. Cause. Causa. Artha. Objective. Obiettivo. Karma. Karma. Activities. Attività. Matayaha. Ambition. Ambizione. Api. Although one. Sebbene fosse la stessa. Pale. In the result. And nel, in the result. Nel risultato. Vikalpaha, not equal, non eguale. Tatra, thereupon. Dunque. Amritam, nectar. Il nettare. Suraganaha, demigods. Gli esseri celesti. Palam, the result. Il risultato. Anjasa. Easily, totally or directly. Facilmente, completamente o direttamente. Apuhu. Apuhu. Achieved. Raggiunsero. Yat. Because of. Poiché. Pada pankaja. Of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead.
dei piedi di loto di Dio, la persona suprema. Rajaha the saffron dust. La polvere color zafferano. Srayanat, because of receiving benedictions of taking shelter. Poiché avevano ricevuto le benedizioni o avevano preso rifugio. Na, not. Non. Daitaha, the demons. I demoni. Translation and purport, but His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The place, the time, the cause, the purpose, and the activity and the ambition were all the same for both the demigods and the demons. I'm sorry, I have some throat problems. But the demigods achieved one result and demons another. Because the demigods are always under shelter of the dust of the Lord's lotus feet, they could very easily drink the nectar and get its results. The demons, however, not having sought shelter at the lotus feet of the Lord, were unable to achieve the result they desired. Traduzione. Il luogo, il tempo, la causa, lo scopo, l'attività e l'ambizione erano gli stessi sia per gli esseri celesti che per i demoni. Ma gli uni ottennero un risultato e gli altri il risultato opposto. Poiché gli esseri celesti sono sempre situati sotto la protezione della polvere e dei piedi di loto del Signore, poterono molto facilmente bere il nettare e ottenerne i benefici. I demoni, invece, che non avevano cercato la protezione dei piedi di loto del Signore, non furono in grado di raggiungere il risultato che desideravano. Purport. In the Bhagavad Gita 4.11 it is said, Yed hamam prapajanti tam stadhaiva bhajami aham. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Judge who rewards and punishes different persons according to their surrender into His lotus feet. Spiegazione, dice Prabhupada. Nella Bhagavad Gita 4.11 è detto, Dio, la persona suprema, è il giudice supremo che ricompensa o punisce nella misura in cui ci sottomettiamo ai suoi piedi di loto. Therefore, it can actually be seen that although karmi and bhaktas may work in the same place at the same time with the same energy and with the same ambition, they achieve different results. Possiamo quindi constatare in realtà che karmi e bhakta, pur lavorando nello stesso luogo, nello stesso momento, con la stessa energia e con le stesse ambizioni, ottengono risultati differenti. The karmis transmigrate, although different bodies in the cycle of birth and death, sometimes going upward and sometimes downward, thus suffering the results of their action in the karma chakra. The cycle of birth and death. I karmi trasmigrano nei differenti corpi nel ciclo di nascita e morti, talvolta elevandosi e talvolta degradandosi, subiscono così le reazioni delle loro stesse azioni nel karma chakra, il ciclo di nascita e morti. The devotees, however, because of fully surrendering at the lotus feet of the Lord, are never
baffled in their attempts, is right? Yeah. Baffled. I devoti invece che sono completamente sottomessi ai piedi di loto del Signore non sono mai delusi nei loro sforzi. Although actually they work almost like karmis, the devotees go back home, back to Godhead, and achieve success in every effort. Sebbene all'apparenza possa sembrare che il loro lavoro equivalga a quello dei karmi, i devoti tornano a Dio nella loro dimora originale e vedono i loro tentativi coronati dal successo. The demons or atheists have faith in their own endeavors, but although they work very hard day and night, they can't get any more than their destiny. I demoni e gli atei, invece, che ripongono tutta la loro fede nello sforzo personale, sebbene lavorino molto duramente, giorno e notte, non riescono mai a ottenere più di ciò che è stato loro assegnato dal destino. The devotees, however, can surpass the reactions of karma and achieve wonderful results, even without effort. It is also said, palena pariciate, one's success or defeat in any activity is understood by its result. I devoti possono quindi superare le reazioni del karma e ottenere risultati meravigliosi anche senza grandi sforzi. È detto anche palena pariciate. Il successo o il fallimento di ogni attività può essere valutato dal risultato finale. There are many karmis in the dress of devotees, but the Supreme Personality of Godhead can detect their purpose. Molti karmi si fanno passare per devoti, ma Dio, la persona suprema, è perfettamente in grado di capire le loro vere intenzioni. The karmis want to use the property of the Lord for their selfish sense gratification, but the devotee endeavors to use the Lord's property for God's service. I karmi vogliono usare la proprietà del Signore per la propria gratificazione dei sensi, in modo egoistico, mentre il devoto si sforza di usare la proprietà del Signore al servizio del Signore stesso. Therefore, a devotee is always distinct from the karmis, although the karmis may dress like devotees. Per questo il devoto non può mai essere paragonato ai karmi, nemmeno a coloro che si travestono da devoti. As confirmed in Bhagavad Gita 3.9, Yagyardhat karmano nyatrat lokoyam karma bandhanaha. One who works for Lord Vishnu is free from this material world, and after giving up his body, he goes back home, back to Godhead. La Bhagavad Gita conferma: una persona che agisce per Sri Vishnu è libera dai legami con questo mondo materiale e dopo aver lasciato il corpo torna a Dio nella sua dimora originale. A karmi, however, although externally working like a devotee, is entangled in his non-devotional activities, and thus he suffers the tribulations of material existence. Il karmi invece, sebbene sembri agire come un devoto, resta coinvolto nelle sue attività non devozionali e subisce quindi le sofferenze dell'esistenza materiale. Thus, from the results achieved by the karmis and devotees, one can understand the presence of the Supreme Personality of Godhead, who acts differently for the karmis and jnanis than for the devotees. Così, dai risultati che karmi e devoti ottengono, possiamo capire la presenza di Dio, la persona suprema, e valutare il diverso comportamento che Dio ha coi devoti, con i karmi e con i jnani. The author of Sri Chaitanya Charitamrita therefore says, Krishna bhakta nishkama ateva shanta bhukti mukti siddhikami sakali ashanta. The karmis
who desire sense gratification, the jnanis who aspire for the liberation of merging into existence of the Supreme, and the yogis who seek material success in mystic powers are all restless, and ultimately they are baffled. Per questo l'autore del Sri Chaitanya Charitamrita afferma: i karmi che desiderano la gratificazione dei sensi, i jnani che aspirano alla liberazione che consiste nel fondersi nell'esistenza del Supremo, e gli yogi che ambiscono al successo materiale dei poteri mistici sono sempre irrequieti e alla fine rimarranno frustrati. Ma il devoto che non aspetta alcun beneficio personale e la cui unica ambizione è di spread the glories of the Supreme Personality of Godhead is blessed with all the auspicious results of bhakti yoga without hard labor. Ma il devoto la cui unica ambizione è quella di diffondere le glorie di Dio, la persona suprema, e non si aspetta alcun beneficio personale, è benedetto con tutti i risultati del bhakti yoga senza affannarsi in dure fatiche. Ce l'ha proprio chi c'è. What a wonderful purport. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yinatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Radati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagna Raghunatham Itam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaghanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Bhyasha Kripa Sindho Bhevacha Patitanam Pavani Bhyo Vaishnavi Bhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Chinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschitadishitarine. We'll read a translation once again. Rileggiamo la traduzione. The place, the time, the cause, the purpose, the activity and the ambition were all the same for both the demigods and the demons. But the demigods achieved one result and the demons another. Because of the demigods are always under the shelter of the dust of the lotus feet, the Lord's lotus feet, they could very easily drink the nectar and get its result. The demons, however, not having sought shelter at the lotus feet of the Lord, were unable to achieve the result they desired. Traduzione di nuovo: il luogo, il tempo, la causa, lo scopo, l'attività e l'ambizione erano gli stessi, sia per gli esseri celesti che per i demoni. Ma gli uni ottennero un risultato e gli altri il risultato opposto. Poiché gli esseri celesti sono sempre situati sotto la protezione della polvere dei piedi di loto del Signore, poterono molto facilmente bere il nettare e ottenerne i benefici. I demoni, invece, che non avevano cercato la protezione dei piedi di loto del Signore, non furono in grado di raggiungere il risultato desiderato. Hare Krishna, dear devotees. We could continue reading this narration of
churning milk ocean and getting that story how demigods and demons was trying to get nectar. Qui continua la storia di come fu frullato l'oceano di nettare e come i Deva ottennero il nettare nonostante lo desiderassero i demoni. And of course each of us gets some drops of nectar every morning coming for the morning program we have a Charanamrita. E naturalmente noi ogni mattina riceviamo qualche goccia di nettare quando partecipiamo al programma spirituale nella forma della Charanamrita. Here in this wonderful temple we have even the some verse written on the top on the wall that glorifies Amrit or Charanamrit. In questo tempio meraviglioso abbiamo anche la scritta, le parole che glorificano questa sostanza celeste, appunto la Charanamrita. Sometimes I don't know, at least in Russia they say Charinamrita, but it's wrong. In certi posti come in Russia a volte dicono Ceninamrita, ma non è la parola giusta. Or they like messing up with the Chaitanya Charitamrita, so they say like Chaitanya Charinamrita. Le Charitamrita. Oppure a volte mescolano col testo Chaitanya Charitamrita e dicono prendiamo la Charitamrita. But what actually does it mean? It means that Charana, the feet, the lotus feet of the Lord, Amrita, that water which was flowing from the Abhishek and from the worshiping the Lord. Ma in realtà Charanamrita significa Charana, i piedi di loto del Signore, e Amrita sono le sostanze pure che bagnano questi piedi. And that's the real nectar, like that's the, you know, the real thing, the real Amrit. And some days before we spoke about Namamrit, that actually for this age there is the only nectar that you can get is the nectar of holy name. E quindi questa è la vera Amrita, il vero nettare, e come parlavamo qualche giorno fa, il Namamrita, il vero nettare per quest'era è quello del santo nome del Signore. It's a song by our acharyas. Golokera prema dhana harinama sankirtana ratina janmila kenitai. That, you know, I don't have the righty or taste for that kind of nectar, Namamrita, harinama sankirtan. E questa canzone dei nostri acharya precedenti dice che Golokera prema dhana harinama sankirtana, questo santo nome proviene direttamente dal mondo spirituale, da Goloka Vrindavana. Ma io sono così sfortunato che non ho gusto per questo nettare. But you know, any living being is aspiring for a certain type of taste or nectar. Ogni essere vivente aspira a qualche tipo di gusto di nettare. That means ras, you know, like mellow. Questo è il significato della parola sanscrita ras. Srila Prabhupada translates ras, bhakti ras, as mellows of reciprocation. E Srila Prabhupada traduce il termine rasa o bhakti rasa col termine dolci sentimenti, dolci scambi. And you know, like Rupa Goswami was explaining all this. Five major rasas like Dasya, Sakha, Vatsalya and Madhurya, and also some supplementary, some other rasas. E Rupa Goswami descrive queste cinque relazioni o rasa e anche alcune relazioni supplementari. And it's very interesting that before Rupa Goswami, some Indian poet whose name was Bharata, I think so. Yeah. Not that Bharata like Maharaja Bharata from the Bhagavatam, but the Bharata Muni, who was also writing some books. He was explaining that there is Vatsalya, Madhurya, and different rasas. And Rupa Goswami actually was using his work, his analysis, to explain what is bhakti is.
Ed è interessante notare come prima di Rupa Goswami, un altro autore, poeta, un certo Bharata, che non è quello stesso del Bhagavatam, avesse fatto una lista, un'analisi dettagliata di tutti i vari rasa o relazioni col Signore e coi devoti, iniziando appunto dalla Vatsalya, Madhurya, relazione parentale o amorosa, e Rupa Goswami abbia ripreso i concetti che aveva già esposto questo autore. So the point I'm making that, you know, it's very easy to mess, you know, to get bewildered. What is pure, you know, this the original rasa or this material rasa that we all can see in the material world? Il punto che è molto facile è rimanere confusi e confondere appunto il rasa spirituale che viene dalla bhakti, dalla devozione per il Signore, e il rasa mondano, che sono i gusti materiali che sperimentiamo in questo mondo. Just recently I was reading some part of Srimad Bhagavatam, and you know, Srila Prabhupada's giving so many times this analogy bit like love and lust, which compared with like metal gold. And the gold, right? You all remember this analogy, yeah? Yeah. E leggendo lo Srimad Bhagavatam ritroviamo spesso questo esempio che Srila Prabhupada fa per darci l'idea della differenza fra l'amore e la lussuria, come l'amore è paragonato all'oro, mentre il desiderio egoistico è paragonato al ferro. And I was thinking like what similarity is there? Like metal is actually one color, is like metal color, but gold is completely different. How you can compare these two? E riflettevo su come, sul perché sia stata fatta questa analogia, perché il metallo ha un colore completamente diverso dall'oro. But just recently I was reading the same description, and there was mentioned that the actually metal which has some rust, yeah? Mm-hmm. What do you call that? Yeah. You know, with spoiling metal. Yeah. Actually, a little bit shy because my English is not so complete, but devotees are here from the UK, so you can correct me. How do you call this metal? Rust, yeah. Però di recente leggevo che appunto c'è il ferro arrugginito. So it has some kind of like hue on the color of gold, a little bit like kind of this color, yeah, maybe. Like. Può richiamare un ferro arrugginito, può richiamare un po' il colore dell'oro. So it's a little bit similar, and here in this verse it's narrated that demons and demigods was their activity and time and cause and purpose was very similar. E in questo verso di oggi vediamo come per i demoni e gli esseri celesti il luogo, il tempo, la causa, le attività, lo scopo erano gli stessi. And Srila Prabhupada, speaking in his purport, is describing, he's taking demigods and demons, and he explains demigods as a devotee and demons as the atheists. E Srila Prabhupada nella spiegazione approfondisce questo concetto dicendo che gli esseri celesti sono i devoti del Signore, mentre i demoni sono gli atei. And this purport is very interesting because Srila Prabhupada, although those demigods were aspiring for the getting nectar for their own pleasure, Srila Prabhupada describes them as a pure devotees. He even cites the verse from Chaitanya Charitamrita which describes Krishna Bhakta Nishkama. He does his purport in very pure bhakti spirit. E Srila Prabhupada in questa spiegazione
resa nel puro spirito della Bhakti, fa questa distinzione netta fra i demoni che hanno aspirazioni materiali, anche se compiono le stesse attività, e i devoti che hanno invece l'unica aspirazione è quella di soddisfare il Signore. And Srila Prabhupada gives hint, stressing that main quality of a devotee is a genuine devotion. Is devotee is free from duplicity. E Prabhupada spiega che la caratteristica di un devoto è una devozione genuina e libera da ogni duplicità. He says that many demons are dressing like devotees and doing some kind of devotional activities. E lo dice, molti demoni si travestono da devoti e si impegnano anche in attività devozionali. And that's an interesting point. What does it mean? Like Mahamantra Prabhu joking, yeah? Should we point to each other that, oh, you're actually a demon? Now I know that you're a demon. You're dressing like a devotee. And like... Come stava scherzando Mahamantra Prabhu, indicando gli altri, e a volte può sembrare che anche noi ci travestiamo da devoti, ma in realtà siamo demoni. No, but when you're putting some finger on somebody, you know, actually three fingers points at you. Ma sappiamo che quando puntiamo il dito verso qualcuno, ne abbiamo tre puntati verso di noi. Yeah, so first of all we have to consider ourselves. We have to study our mentality, our ambition in devotional service. Quindi per prima cosa dobbiamo studiare noi stessi, analizzare quali sono i nostri desideri e ambizioni nell'ambito del servizio devozionale. And entire lila of churning milk ocean is also can be lesson in our devotional service, because as we know, first when we trying to serve, poison coming out, all the anarthas coming up, you know, and you're starting to mention that, oh, so many anartha we have. E tutto questo episodio del frullamento dell'oceano di latte in realtà può essere ricollegato molto bene al nostro servizio devozionale, perché all'inizio, quando cominciamo a impegnarci nelle pratiche devozionali, la prima cosa che esce è proprio il veleno, le cose velenose che sono i nostri anartha, i nostri condizionamenti. And you know, when we speak about anartha, some obstacles, it sounds like very difficult process, and somebody can think, oh my God, where I get in? This is they was promising so easy, just chant Hare Krishna and be happy, but in return what I'm getting? So difficult process of cleansing, you know, cleansing the heart and whatever. E questi anartha, questi ostacoli sulla via della bhakti possono a volte sembrare molto difficili, insormontabili, per cui a volte possiamo sentirci un po' scoraggiati e dire, ma ci hanno promesso che era tutto facile, che bastava cantare Hare Krishna per essere felici, e in realtà poi ci troviamo ad affrontare tutti i nostri condizionamenti inconsci e inconsci. And the last sequences of this purport, Srila Prabhupada says very important things. He says that, I just read it once again, because that answering the question, you know, about the difficulties, that Srila Prabhupada tells that when we trying to glorify Krishna, the Supreme Personality of Godhead, without any selfish ambition, that happens without any hard labor. E qui alla fine della spiegazione Srila Prabhupada fa il punto che se ci sforziamo, ci impegniamo a soddisfare il Signore senza aspettarci alcun beneficio personale, otterremo tutti i risultati delle pratiche senza affannarsi, indurre fatiche.
And we know, but in actuality, that is, it seems like not true, because you know the story about churning milk ocean is that demons and demigods was really hard, have a hard time to churn this ocean. It's a hard labor. Ma sappiamo che in realtà poi se guardiamo l'esempio dei i demoni e gli esseri celesti per frullare questo oceano hanno dovuto impegnarsi in veramente dure fatiche. But Srila Prabhupada just said here, but the devotee who does not expect any personal benefit and whose only ambition is to spread the glories of the Supreme Personality of Godhead is blessed with the auspicious results of his bhakti yoga without hard labor. E quindi Prabhupada conclude la spiegazione dicendo che il devoto, la cui unica ambizione è quella di diffondere le glorie del Signore Supremo e non si aspetta alcun beneficio personale, è benedetto con tutti i risultati del Bhakti Yoga senza affannarsi in dure fatiche. And you know, this the statement of this context, you know. But we know many other statements of Srila Prabhupada when he's stressing that you should do your prescribed duty, you should work hard for Krishna satisfaction. E questa è un'affermazione di Prabhupada, ma sappiamo che in altri punti delle scritture lui dice che uno deve lavorare duramente per la soddisfazione del Signore. And actually each one of us has his own hard labor, so called hard duties in Krishna consciousness. E in realtà ognuno di noi ha i suoi doveri pesanti, i suoi da compiere nella coscienza di Krishna. Like I was a pujari for a couple years. I know, like when you go for altar, you have to get up like 3 o'clock or before and do so many activities. Per esempio, io ho fatto il pujari per qualche anno e alzarsi al mattino alle 3 di mattina e fare tutte le pratiche era molto austero. And the grihastha devotee has all the families, all the duties, all the, you know, all the problems in material life connected with the house and so many things. And brahmacharis have their own problems, like usually they have a hard time to sleep and hard time to eat and like so many other problems which I not like to see. Speak about. È così griasta, anche loro hanno tutte le loro problematiche di mantenere la famiglia, di mantenere la casa, problemi economici e così via dicendo. E anche i brahmachari hanno i loro problemi, di solito hanno difficoltà a mangiare, a dormire e altre problematiche di cui non voglio parlare. And in each case you have to endeavor, you have to put really big amount of energy of endeavor to achieve a stable, to achieve a nishtha or kind of nice spiritual practice. E in qualsiasi posizione ci troviamo dobbiamo fare uno sforzo costante, determinato per poter raggiungere una certa stabilità, nishtha, che siamo brahmachari o grihastha. So that's the situation, you know, almost each of us are in this situation. And here Srila Prabhupada says that without any hard labor. What does it mean? Quindi questa è la situazione. Ognuno deve fare il suo dovere, deve impegnarsi duramente, intensamente, se vuole ottenere qualcosa. Ma come mai Prabhupada nella spiegazione dice che uno ottiene i risultati del Bhakti Yoga senza dure fatiche? And I just want to share the last point. I have a little realization about this. E volevo condividere una piccola realizzazione a riguardo di questo. Here is said that when our only ambition is to spread the glories of the Supreme Lord. Qui è detto che quando la nostra unica ambizione è diffondere le glorie del Signore Supremo. We are blessed. We are getting mercy in the form of that Krishna makes our
our devotional service very easy. Noi riceviamo le benedizioni nel senso che Krishna rende la nostra devozione molto facile. And you know, actually when the person does his duties and when it's his natural, when it's natural to him to do it. E significa che quando una persona compie il proprio dovere, diventa naturale per lui farlo. He will for sure he would like all these obstacles which will come to him time by time. E sicuramente riuscirà a superare tutti gli ostacoli che si presenteranno a lui di volta in volta. Yeah, so that's the difference, you know, when a mother has a hard time with her small child and this small boy or girl does all the nasty, all the different things, you know, screaming, whatever, and mother, it's a really hard labor, but it's she gets a very nice time with that. Like she... E possiamo fare l'esempio, paragonare a quando una madre ha i bambini piccoli che ne combinano di tutti i colori, però anche se c'è questa ansietà continua, ma è un fardello d'amore, quindi alla fine anche queste difficoltà diventano piacevoli. Yeah, so that's the point here. And demigod was the devotees, in like in, we know in Shastra it say that Vishnu Bhakta Smrito Deva Asura Tadviparyayaha, that demigods are those who are Vishnu Bhaktas considered demigods, and those who are not considered demons. E nelle scritture ci sono queste affermazioni in cui viene detto coloro che sono devoti di Vishnu o del Signore Supremo sono definiti devoti e coloro che non lo sono sono definiti demoni. And we should know that hard labor will be there, you know, in any situation we there is all these circumstances, but our choice is does we really depend on the mercy of the Lord in this situation. Ma il punto è che il dovere c'è sempre un impegno, una fatica nel compiere il proprio dovere, ma se lo facciamo per il Signore, questo sarà molto alleviato. Very important the last you know the last sequences of this verse. Yat pada pankaja rajah sharanya nadaitah. That means the demigods took complete shelter. Pada pankaja sharanya. They took complete shelter on the lotus dust of the lotus feet of the Lord. E questo vuol dire che i deva, gli esseri celesti, avevano preso completo rifugio nei piedi del loto ed erano sotto la protezione del Signore. And we know that Bhaktivinoda Thakur describes this process. This is actually not a one time thing when you take shelter, when you become devotee, and that's, you know, like complete. I took shelter of the Lord. E Bhaktivinoda Thakur spiega che non è solo l'atto di diventare devoti, che uno può pensare io mi sono arreso al Signore, adesso sono a posto per sempre. The actually entire process which could be like entire lifetime. Ma in realtà questo processo di abbandono può durare un'intera vita. And that's called Sharanagati. Ed è chiamato Sharanagati. So we'll stop here and maybe some more comments or questions. Quindi mi fermo qui se c'è qualche commento o domanda. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Narada Muni Prabhu ki jai, Tutti Vaishnava Vrinda ki jai, Hare Krishna. So. Also would like to thank all the devotees here in Villa Vrindavana for very kindly
hosting us or Harinam group Gauravani. Volevo anche ringraziare tutti i devoti qui a Villa Vrindavana che hanno ospitato il nostro gruppo Gauravani in questi giorni. Thank you very much, Hare Krishna. And we would like to looking thank for next time. Yeah, with you. We would like to thank you also for bringing so much enthusiasm and life in Villa Vrindavana whenever you come. E vogliamo ringraziare anche noi questo gruppo che ogni volta porta così tanta entusiasmo e devozione ogni volta che vengono. Gauravani Yatra ki jai.